Ho la coscienza in pace perché, cara Bari, tutto quello che ho fatto, tutto, dal primo fino all'ultimo giorno, l'ho fatto soltanto, esclusivamente per te. Sì, felice Bari. Le lacrime che segnano un fine mandato e l'ultima fiera del Levante con la fascia tricolore per il sindaco di Bari Antonio De Caro, che dal palco del centro congressi in chiusura ha ricevuto un lungo abbraccio dal governatore emiliano, colui che 20 anni fa instradò, è il caso di dirlo, l'ingegnere dell'ANAS alla politica locale, non solo. L'ultimo discorso del primo cittadino era una lettera alla città. Cara Bari, ripetuto più volte, auspicando di lasciare un capoluogo migliore. PNRR, fondi da spendere entro il 2026 per i comuni italiani, i temi affrontati. Ma non finisce qui. Davanti a sé il primo cittadino di Bari ha ancora 9 mesi prima di lasciare ufficialmente la fascia tricolore al suo successore. Abbiamo tante risorse nei prossimi anni, 1 miliardo di euro per la città di Bari, sono prevalentemente fondi del PNRR, ma sono risorse che dobbiamo tutelare, dobbiamo conservare e dobbiamo rispettare le date e le scadenze per quelle risorse che cambieranno in meglio le condizioni dal punto di vista economico e sociale della nostra comunità. Io ho voluto salutare la città di Bari nell'ultimo discorso ufficiale alla Fiera del Levante con la fascia tricolore, augurando alla mia città e ai miei concittadini che sono ormai la mia famiglia buona fortuna. Nelle parole di Gaetano Frulli, numero uno della nuova Fiera del Levante, il ricordo commosso del suo predecessore Sandro Ambrosi con un minuto di silenzio, poi attenzione all'internazionalizzazione e fare della Campionaria un polo attrattivo per prodotti e servizi. Abbiamo lavorato sulla Campionaria mettendo sul campo tutta la capacità di noi levantini, valorizzando gli spazi ed il tempo, seppur limitati, a nostra disposizione.